Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro della Genesi. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Parola di Dio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi apriamo un piccolo percorso di riflessione su tre dimensioni che scandiscono, per così dire, il ritmo della vita familiare: la festa, il lavoro e la preghiera. Incominciamo dalla festa. Oggi parleremo della festa. E diciamo subito che la festa è un'invenzione di Dio. Ricordiamo la conclusione del racconto della creazione nel libro della Genesi, che abbiamo ascoltato. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Dio stesso ci insegna l'importanza di dedicare un tempo a contemplare e a godere di ciò che nel lavoro è stato ben fatto. Parlo di lavoro, naturalmente, non solo nel senso del mestiere e della professione, ma anche nel senso più ampio. Ogni azione con cui noi uomini e donne possiamo collaborare all'opera creatrice di Dio. Dunque, la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Anche voi, novelli sposi, state festeggiando il lavoro di un bel tempo di fidanzamento. E questo è bello. È il tempo per guardare i figli o i nipoti che stanno crescendo e pensare che bello. È il tempo per guardare la nostra casa, gli amici che ospitiamo, la comunità che ci circonda e pensare che cosa buona. Dio ha fatto così quando ha creato il mondo e continuamente fa così, perché Dio crea sempre, anche in questo momento. Può capitare che una festa arrivi in circostanze difficili o dolorose e si celebra magari con il groppo in gola. Eppure anche in questi casi chiediamo a Dio la forza di non svuotarla completamente. Voi mamme e papà sapete bene questo. Quante volte per amore dei figli siete capaci di mandare giù i dispiaceri per lasciare che loro vivano bene la festa,
gustino il senso buono della vita. C'è tanto amore in questo. Anche nell'ambiente di lavoro, a volte, senza venire meno i doveri, noi sappiamo infiltrare qualche spazio di festa. Un compleanno, un matrimonio, una nuova nascita, come anche un congedo o un nuovo arrivo. È importante. È importante fare festa. Sono momenti di familiarità nell'ingranaggio della macchina produttiva. Ci fa bene. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. C'è un comandamento per questo, un comandamento che riguarda tutti, nessuno escluso. E invece sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? L'ingordigia del consumare, che comporta lo spreco, è un brutto virus che tra l'altro ci fa rinnovare alla fine più stanchi di prima. Nuoce al lavoro vero, consuma la vita. I ritmi sregolati della festa fanno vittime spesso giovani. Infine, il tempo della festa è sacro perché Dio lo abita in un modo speciale. L'Eucaristia domenicale porta alla festa tutta la grazia di Gesù Cristo, la sua presenza, il suo amore, il suo sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare con noi. E così ogni realtà riceve il suo senso pieno. Il lavoro, la famiglia, le gioie e le fatiche di ogni giorno, anche la sofferenza e la morte, tutto viene trasfigurato dalla grazia di Cristo. La famiglia è dotata di una competenza straordinaria per capire, indirizzare e sostenere l'autentico valore del tempo della festa. Ma che belle sono le feste in famiglia, sono bellissime. E in particolare il valore della domenica. Non è certo un caso se le feste in cui c'è posto per tutta la famiglia sono quelle che riescono meglio. La stessa vita familiare, guardata con gli occhi della fede, ci appare migliore delle fatiche che ci costa. Ci appare come un capolavoro di semplicità, bello proprio perché non artificiale, non finto, ma capace di incorporare in sé tutti gli aspetti della vita vera. Ci appare come una cosa molto buona,
come Dio disse al termine della creazione dell'uomo e della donna. Dunque, la festa è un prezioso regalo di Dio, un prezioso regalo che Dio ha fatto alla famiglia umana. Non roviniamolo. Grazie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculo. Et eterni nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.